Jeffe Bocconi ha legato la storia dei propri anni più recenti alla sostenibilità di Expo Milano 2015. Già nel 2006, infatti, avevamo contribuito al risultato dell'assegnazione dell'Esposizione Universale a Milano, scrivendo la parte degli impegni ambientali nel dossier di candidatura della città. In seguito, una volta avviata la fase di pianificazione dell'evento, siamo stati direttamente coinvolti dalla funzione sostenibilità della società Expo, grazie ad un accordo quadro siglato nel 2012, in tutta una serie di attività di supporto metodologico. Innanzitutto, abbiamo curato l'elaborazione delle linee guida Green Procurement per gli approvvigionamenti della società e di tutti i suoi stakeholders, quindi i primissimi paesi partecipanti, ma anche partner, sponsor, fornitori e così via. A tal fine abbiamo prima individuato le categorie di prodotti e servizi che più ritenevamo potessero essere rilevanti per un partecipante ad un'esposizione universale basata sul cibo, e quindi food and beverage, servizi di catering, gli allestimenti e gli arredamenti dei padiglioni e delle aree espositive, oggetti di merchandise specifici e packaging, e per ognuna di queste categorie abbiamo elaborato e identificato dei criteri ambientali da far inserire in tutte le bandi di gara e in tutte le richieste di offerte pubblicate dalla società e in generale in tutte le attività di procurement dei vari stakeholder della società. In seguito, grazie anche a una collaborazione con il Ministero dell'Ambiente italiano, Expo stessa e il Politecnico di Milano, abbiamo promosso un'iniziativa di premialità chiamata Towards Sustainable Expo, rivolte ai partecipanti all'esposizione e premiante il livello effettivo di adozione e implementazione, tra le varie cose, anche dei criteri di green procurement nelle attività di approvvigionamento. L'iniziativa ha avuto un discreto successo, abbiamo raccolto l'adesione di oltre 40 tra paesi e partner. Oltre alle attività legate al Green Procurement, IEFE ha inoltre curato tutta l'attività di reporting sulla sostenibilità di Expo. Abbiamo infatti seguito tutte le fasi di redazione di due bilanci di sostenibilità, pubblicati rispettivamente nel 2013 e 2014, e di un documento più breve invece focalizzato sulla vera e propria fase di evento e intitolato Il mosaico della sostenibilità, pubblicato alla fine dell'evento nell'ottobre 2015. Da un punto di vista più operativo, IEFE ha dato un notevole contributo al raggiungimento del target del 70% di raccolta differenziata durante la fase di evento, fornendo sostanzialmente aiuto nel diffondere le linee guida sulla gestione dei rifiuti ai vari partecipanti all'esposizione, fornendo training al personale di tutti i partecipanti ad Expo e inoltre effettuando diversi audit e verifiche on-site sull'effettivo rispetto di tali norme da parte dei partecipanti. In questo modo, grazie a tutte queste attività, IEFE ha potuto arricchire la propria esperienza sulla gestione sostenibile dei grandi eventi, che era iniziata già nel 2006 con il supporto offerto alle Olimpiadi invernali di Torino. Attualmente stiamo lavorando sul post-Expo, in particolare sulla redazione di alcune raccomandazioni per lasciare una legacy immateriale di questa esperienza ai futuri organizzatori di eventi.